qualche anno fa chiesi a un mio consulente che faceva il social media manager se contro gli haters si debba agire, cancellare i commenti o magari lasciarli stare. E lui mi ha detto una cosa che è nota a tutti quanti, ma che a me all'epoca era poco chiara. Gli haters aumentano l'engagement, cioè aiutano i motori di ricerca a trovarti prima. Perché è ormai risaputo che gli algoritmi dei social network prediligono il linguaggio forte, astioso, cattivo. È un fatto noto, studiato da diversi esperti informatici. E quindi se in un post si parla di te in modo agguerrito, quel post avrà più margini di indicizzazione. Per cui se si tratta di un tuo post avrai l'effetto di farlo leggere a più gente e magari ottenere maggiore consenso. Se si tratta invece del post di un'altra persona, ti farà pubblicità gratuita facendo restare il tuo nome impresso nella memoria di chi lo legge. Perché il cervello delle persone funziona così: ricorda solo il nome di una persona, ma non l'argomento di cui si parla. Ad esempio, se oggi parlo male di Mario Rossi sul mio profilo e questo post lo legge 1 milione di persone, questo milione di persone tra un mese o un anno non ricorderà cosa ho scritto di Mario Rossi, ma ricorderà solo il nome di Mario Rossi, che sarà quindi famoso grazie a me che sono il suo hater. E poi diciamoci la verità: chi ha tempo per commentare e denigrare ha davvero tanto tempo libero, per cui stiamo facendo un'opera di bene a farci odiare. Stiamo dando un lavoro quotidiano agli haters che la mattina si alzano e si interrogano: cosa posso scrivere male contro Mario Rossi? Ecco, noi stiamo dando lavoro ai disoccupati che per riempire le loro giornate vuote fanno gli haters di professione. Che poi, non so se capita anche a voi, ma gli stessi haters te li trovi in chiesa, come se potesse essere compatibile l'odio che nutri verso una persona con l'amore che professi dinanzi al tuo Dio. Ma quello è un altro discorso. Questa è la legge.